sono presidente di circoscrizione della circoscrizione sud, sono insegnante, sono membro della Forum dell'infanzia e dell'adolescenza del PD nazionale, del Partito Nazionale, faccio parte delle associazioni libere contro il femminicidio, sempre promosso all'interno del PD. Sono presidente di ASCE Servizio Civile di Prato. Per la seconda legislatura sono presidente di circoscrizione, quindi impegnata nelle istituzioni, però da sempre impegnata nel volontariato e nell'associazionismo. Il mio primo impegno, che mi ha portato anche a coniugare quelle che sono le idee e le azioni, dando poi consistenza attraverso azioni e fatti, è stato l'impegno nell'ARCI. Sono stata negli anni 90 presidente della Confederazione ARCI di Prato, quando l'ARCI era un'associazione di associazioni confederate, quindi insieme a l'UISP e agli ambienti. Ho creato allora ARCI Solidarietà, comunque sono stata tra le fondatrici di ARCI Solidarietà. A Prato abbiamo dato a quell'epoca, con l'avviazione, le prime esperienze di autoaiuto psichiatrico. Ho dato voce ai diritti dei detenuti attraverso la fondazione di ARCI Orelaria, con sede al Circolo di Maliseti allora, e poi ho lavorato per dare voce ai diritti dei bambini e delle bambine attraverso i consigli circoscrizionali dei ragazzi e gli ARCI ragazzi. Quando ci si impegna in politica, ognuno di noi, non solo porta con sé il mondo a cui appartiene, ma porta anche con sé quello che è e quello che ha fatto. E io chiaramente sono questa. Comunque io penso che le cose si devono fare insieme, perché insieme nel gruppo e nel gruppo a cui tu appartieni che si trovano le migliori risposte. Lavorando insieme in una sinergia positiva e propositiva dalle quali vengono fuori le migliori risposte. Mi spaventerebbe un impegno solitario, devo dire la verità. Un impegno solitario mi spaventerebbe. La mia candidatura è nata da una richiesta del partito, da una richiesta del partito per poter allargare il più possibile il confronto fra le potenzialità che il nostro partito ha sul interno. Io ho dato la mia disponibilità. All'ultimo momento, in corsa, e spero davvero di dare un contributo proprio perché si possa discutere dei problemi reali della politica, senza dimenticare quelli che sono i costi stessi della politica. Oggi sicuramente nessuno può negare che la politica costa, e costa in modo forte, anche se fermo restando che noi dovremmo garantire a tutti la possibilità di impegnarsi nelle istituzioni, quindi un contributo a chi si impegna deve essere riconosciuto, però dobbiamo anche davvero riconoscere che questo contributo a volte è molto grosso, è molto alto rispetto a quello che è la crisi economica in cui ci troviamo. E allora penso che il prossimo Parlamento sarà una delle prime cose che dovrà fare, rivedere davvero in modo serio e approfondito intervenire sui costi della politica. Noi abbiamo assistito a dei tentativi in questi ultimi anni, demagogici a parer mio, che hanno visto sacrificare sull'altare
del contenimento della spesa pubblica e di accentramento amministrativo. Sono state abolite le circoscrizioni con uno strumento improprio, che è quello di una finanziaria. Io penso invece che, levando ai cittadini quindi l'unico strumento che avevano per dialogare in modo autorevole con le istituzioni e con coloro che le rappresentano. Io penso che i tagli comunque e i contenimenti della spesa, perché i contenimenti della spesa pubblica vanno fatti ed è un dovere farli, però che non devono passare attraverso i tagli della democrazia. Quindi l'impegno sarà quello sicuramente di lavorare perché vengano garantiti strumenti di partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche, e per quanto mi riguarda, fino a quando il nuovo Parlamento non interverrà su quello che è il contributo che viene dato a ogni parlamentare, una parte del mio, semmai verrò eletta, una parte di quello che mi verrà dato verrà restituita a questo territorio che mi darà fiducia e che io spero di poter rappresentare con sostegno, attraverso il sostegno di progetti condivisi con le associazioni del terzo settore e del volontariato, finalizzati al sostegno delle persone che vivono situazioni di disagio estremo, e quindi bambini e bambine che vivono situazioni di diversità, anziani, soli o comunque prevenzione del disagio. Questo è il mio impegno, è un mio impegno serio, perché questo l'abbiamo fatto con tante associazioni. Quando io facevo parte per 10 anni sono stata portavoce del forum del terzo settore di questa città, e con le associazioni di questo territorio abbiamo lavorato cercando, e abbiamo anche progettato delle belle cose, però poi non siamo riusciti a realizzare perché ci mancavano i fondi e poco ascolto abbiamo trovato presso coloro che avrebbero potuto darci ascolto. Allora io ecco che attraverso loro, insieme a loro, spero di poter rappresentare questa città e di poter davvero restituire qualcosa e finalmente dare gambe anche economiche a quei nostri sogni e bisogni che, sui quali ci siamo confrontati. Un'altra cosa penso che dovremmo fare e che il nuovo Parlamento dovrà fare sarà quella di lavorare sul lavoro, cioè una riforma seria sul lavoro, che metta davvero al centro il lavoro, come la nostra Costituzione, che qualcuno ci ricordava come la più bella del mondo, la nostra Costituzione fa. La nostra Repubblica è fondata sul lavoro. Oggi è con tristezza che pronunciamo questa cosa, perché sappiamo che la realtà è tutt'altro. Non solo i giovani non trovano lavoro, ma anche chi ce l'aveva l'ha perso, difficilmente riesce a rioccuparsi. Noi dobbiamo lavorare non solo perché si creino e si cerchino, si sostengano chi vuole seriamente offrire posti di lavoro, e nella nostra realtà vuol dire anche sostenere, perché poi le leggi si realizzano e si applicano anche a livello territoriale, sostenere quelle aziende, quelle ditte che pur avendo commesse non riescono a lavorare. Noi abbiamo in questi giorni, i nostri giornali sono stati pieni di Valvarito che rischia di chiudere con 120 famiglie in difficoltà, o altre aziende. Ecco, noi dovremmo aiutare, riuscire a sostenere e accompagnare con mano queste nostre aziende sane e competitive sul territorio. Ma dobbiamo anche contrastare con leggi serie quello che oggi è uno sfruttamento autorizzato, stage che sottooccupazione che viene spacciata per stage, quindi persone, ragazze e ragazze che vengono pagate un euro l'ora con promesse poi di assunzioni che poi regolarmente dopo 4 mesi non si realizzano. Succede a Prato questo. E quindi ancora una volta questo è sfruttamento legale, tra virgolette. E allora noi dovremmo intervenire, delle buone leggi devono riuscire a fare questo,
a inquadrare generalmente il problema, ma poi anche cercare il più possibile di intervenire, da fare in modo che alcune cose nel particolare non succedano. E poi cercare e aprire strade, facilitare nuove e vecchie occupazioni, per esempio l'agricoltura. L'agricoltura è sicuramente un settore che noi in Italia, in modo particolare a Prato, noi in Italia, sul quale noi possiamo investire. Noi ci chiamano il paese dei mille prodotti. Noi abbiamo una grande ricchezza, abbiamo dei grandi maestri del gusto e una grande ricchezza diffusa sul nostro territorio nazionale. In modo particolare a Prato negli ultimi anni si è sviluppata. Prato si va sempre più distinguendo per questo aspetto. Non solo la mozzarella di Prato, che ormai è conosciuta dappertutto, ma ci sono anche alcuni prodotti che cominciano a uscire dalle nicchie e che vedono persone che cercano di impegnarsi su questo, come per esempio il zafferano di tavola, il moscatello, che sono dei poponi e così via. Cose su cui noi, il vermuto stesso di Prato, io continuo a dire che la mia circoscrizione, la circoscrizione sud, è veramente la bottega della nostra città. Si può mangiare, si potrebbe mangiare un pasto tutto intero con i prodotti che si trovano al sud. Questa sarà una delle prime cose che farò fuori dalla conferenza stampa. Alla fine, quando ho spancato tutta questa storia, vi inviterò a una cena, a un pranzo, mangiare al sud. Questo lo farò, ragazzi. Comunque, vi dicevo, e io penso davvero che Prato debba investire su questo, quindi si deve diversificare, investire sempre, sempre più sull'eccellenza di quella che è una sua caratteristica, quella della sua grande tradizione, insomma, l'aniera, ma anche cominciare a differenziare. Quella dell'agricoltura e dei prodotti di qualità nell'agroalimentare è una delle strade. Non parlo di una agricoltura romantica che veda ancora ritornare da un altro, poi vuoi e così via. Un'agricoltura moderna, sensibile alla sostenibilità ambientale, perché essere moderno vuol dire questo oggi, lavorare sempre più per un'agricoltura sostenibile con i territori, quindi stare attenti alle risorse, all'uso delle risorse che sono, come tutti quanti sappiamo, non infinite, anzi, più che mai. Questo è un grande, ci sono molti giovani che vorrebbero impegnarsi su questo, noi dobbiamo svincolare i terreni, aiutarli a impegnarsi in questo, lavorare, acquisire professionalità e abilità, ma anche quindi accompagnare ad acquisire competenze in questo campo, ma anche mettere a disposizione terreni dove si possa coltivare davvero prodotti di qualità, non a ridosso dei macrorotti. Noi alcuni di questi terreni, per fortuna, ce l'abbiamo, li dobbiamo salvaguardare e dedicarli davvero all'agricoltura. Queste sono alcune cose, però. E quindi, dicevo, la fotografia, a caso, ho usato quella perché era quella che avevo a disposizione per il poco tempo, ma è simbolica perché è nelle cascine di tavola. Le cascine di tavola, come allora, il tempo di Lorenzo dei Medici, ha insegnato, e lì è passata l'agricoltura moderna, la grande storia dell'agricoltura, come allora siamo stati così bravi, oggi sicuramente possiamo ritornare a esserlo. Prato deve essere al centro. Al centro anche della metropolitana, della verità. Non vorrei dire troppe cose, però al centro. Sì, sicuramente quello del dibattito dell'area metropolitana è un grande dibattito che avremo anche modo e occasione di discuterne in futuro, però sicuramente più che di città metropolitana noi dovremmo parlare di area metropolitana. Di area metropolitana perché noi abbiamo grandi scommesse da giocare in quest'area. È un'area unica, di eccellenza, che può davvero dire molte cose all'Italia, a tutta l'Italia. Abbiamo città così importanti come Firenze, ma abbiamo altrettanto città importanti come Prato, che è l'unico polo industriale di tutta la zona, l'unica città che, pur avendo il polo industriale, ha conservato terreni, gli unici terreni che possono essere dedicati a un'agricoltura di qualità. Questa è la nostra città,
questo è il Prato e penso che davvero vada fatta apprezzare. Non solo collegio, accompagnato a collegio, ma anche facendo arrivare dei finanziamenti al Prato, che sostengono le idee. Io vi dicevo, nel mio piccolo lo farò, però non saranno grandi cose. Ecco, ditemi che volete sapere. No, più che altro, come mai non hai pensato fin dall'inizio di candidarti? Allora, me l'avevano chiesto, per la verità, me l'avevano chiesto e io ci ho riflettuto a lungo anche. Ci ho riflettuto a lungo e poi avevo fatto, sulla mia bilancia, perché poi la politica è fatta di persone, insomma, sulla mia bilancia aveva prevalso nel mio equilibrio aveva prevalso più un bisogno familiare, quindi problemi personali, di famiglia e così via. Poi domenica, nella direzione c'era bisogno, per chiudere c'era bisogno di individuare una donna, perché così sono le regole che noi abbiamo, una donna che avesse un radicamento sul territorio, una proiezione a livello nazionale e così via. Sembravo predestinata a fare questa cosa in corso. Io non spero di non essere la vittima, semplificare, però insomma. Rilassati anche se un po' ti attaccato te personalmente, diciamo che. Questo mi dispiace, questa cosa qui l'ho relegata un po' più anni, l'ho relegata in una emozionalità, cioè perché lei era già in corso da un po' di tempo, io un po' l'avevo abbandonata quando. È ancora un po' di tempo e penso che le emozioni e la carica l'abbia portata a fare delle dichiarazioni che forse a mente più fredda, in modo più razionale, non era opportuno fare. Non era opportuno fare perché io allora dovrei dire, vabbè, allora io che sono arrivata dopo, sicuramente sono io quella che parte svantaggiata se si guarda quello che è il lavoro che si può fare. Fra donne e uomini che possono votare queste primarie. Però, insomma, l'ha detto, io a Ilaria li voglio bene, come voglio bene alla Boccia, facciamo parte dello stesso partito. E quindi penso che questo voglia dire, avrei voluto che la nostra coordinatrice, la coordinatrice delle donne, ci riunisse, perché questa è la grande novità di queste primarie, la Val d'Ambrina. Ci riunisse e ci avesse detto, ragazze, ecco, ci siamo in tre, siete in tre, e guardiamo di dare davvero poi, chiunque poi riuscirà a avere più consenso, però in questi pochi giorni cerchiamo di far vedere qual è il valore aggiunto delle donne in politica. Io avrei voluto questo. Ma ripeto, molto probabilmente il tempo breve a volte non ci permette di fare le cose più giuste. Io ho un po' più di anni e cerco di, al di là dell'amarezza, cerco di mantenere la calma, anche se vi dico, insomma, non è che sia proprio così, non si calma. Però vorrei che venisse fuori questo, ecco, da questa scommessa. Io ho accettato anche per questo, per permettere alla Bocci di essere dentro, insomma, perché questo ha voluto dire poi in fondo, no? Applicare in modo più allargato il nostro regolamento. E quindi siamo tre donne dentro, e questa è la grande novità. Poi la novità davvero importante sarebbe che una almeno di queste tre donne fosse fra quelle che poi andrà a comporre il destino, chiunque sia il destino regionale, e che non si faccia solo da corollario. Ecco, questo mi piacerebbe, questa davvero potrebbe essere la grande novità, che davvero il valore delle donne in quanto tale potesse venire fuori, perché la politica o si trova un modo di farla diversa, cambiando anche il linguaggio, l'approccio, i tempi, oppure davvero segna il passo. Io penso che la capacità empatica delle donne, gli uomini per cultura non riescono ad averla. Ho trovato degli uomini veramente che riescono a essere empatici, allora tu li senti molto vicino a te, però si dice di solito è la loro parte femminile, no? Quindi che viene fuori. Io vorrei che davvero la capacità di mettersi nei panni degli altri
con parole povere potesse essere davvero un patrimonio comune e non ci se ne vergognasse, insomma, nemmeno gli uomini, insomma, che le tirassero fuori. Perché solo capendo gli altri davvero si riesce a trovare soluzioni più giuste.